Sirolo. 28 agosto 2023 inaudita fatà Mellu. Il presunto Sirolo, che domenica pomeriggio ha con un arpione Claidi Bitri, 23enne albanese residente ad Ancona. Dopo una rissa strada, l'accusa sarebbe volontario aggravato. Dopo il delitto, l'assassino sarebbe anche andato a pescare, come hanno accertato i carabinieri al momento del suo arresto. Avvenuto intorno alle 21, l'assassino di Sirolo è Fatah Mellu. 27 anni Fatah ha 27 anni 28 si compiranno il 15 novembre. Vive a Iesi da circa un mese ed è cittadino italiano. La sua famiglia, infatti, vive a Montecarotto, sempre nello Iesino. Da 20 anni. È un appassionato di box. Apparentemente disoccupato, Er di Sirolo interrogato tutta la notte. Si avvale della facoltà di non rispondere l'arresto di Fatah Mellu. 27 anni. Il di Sirolo nel video dell'arresto. Diventato virale girato probabilmente da un residente di Falconara Marittima. I carabinieri immobilizzano Mellu Fatah. Uno dei militari gli ordina di scendere. Scendere. Facendolo sdraiare a terra. L'altro il carabiniere, impugnando il taser, gli dice "hai un ragazzo". A quel punto Mellu Fatah nega. Ripete "nu". No. Si dispera. I carabinieri chiamano la stazione sul cellulare "l'abbiamo preso. L'abbiamo preso. Ce l'abbiamo. Avvisate tutti". La caccia all'uomo è durata circa 4 ore. L'arrestato, secondo l'audio del video, non sembra essersi reso conto di aver commesso un. Si rivolge alla fidanzata, che all'improvviso momento estraneo ai fatti, dicendo "amore, vai a casa, amore scusa, scusa". Un carabiniere chiede alla ragazza dov'è il fucile con l'arpione, e lei indica un sacchetto di plastica per terra. Poi arrivano altre pattuglie a sirene spiegate. Una in borghese. Altri carabinieri scendono e fanno entrare l'arrestato. Un'auto di servizio. Caricano anche la busta contenente l'arma del delitto e una borsa scura.